Ciao miei giovani Padawan, bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo video che è un video molto particolare per me. È chiaramente un video unboxing, lo avete letto, ma poi vedete anche che ci sono una serie di pacchi che continuano anche oltre l'inquadratura. Ma non è un banale video unboxing, è un video, vi dicevo, molto importante per me, molto speciale, perché tutto ciò che è qui appartiene a tre categorie. Ho cose che ho acquistato utilizzando i buoni Amazon che ricevo perché voi utilizzate i link ai prodotti che vi suggerisco io, quindi io vi ringrazio tantissimo per la fiducia e anche per il supporto perché potreste tranquillamente non utilizzare i miei link, invece li utilizzate e questo fa sì che io possa ricevere dei buoni che mi consentono di acquistare delle cose di cui poi vi parlo e quindi questo per me è molto importante. Oppure ci sono dei regali che mi avete fatto, ci siamo sentiti, mi avete avvisato di questa cosa, mi avete mandato dei messaggi e vi ringrazio, li avete spediti all'indirizzo della parafarmacia di Rossella. Trovate il link qui sotto che è un punto fermo point, ma soprattutto ho acquistato delle cose che vedremo man mano grazie ai vostri abbonamenti e questo per me è importantissimo perché mi piace l'idea di utilizzare i proventi del canale per fare delle cose che vi siano utili. Siccome ho in mente dei video, forse ne avevamo anche già parlato in una diretta, ho in mente dei video che abbiano in qualche modo a che fare con la parte elettrica del violino, quindi il violino elettrico, la tecnologia in generale. Avevo bisogno di una serie di cose, di cui poi tra l'altro vi vorrei parlare, volevo provare dei prodotti, eccetera, e quindi ho fatto degli acquisti e ho comprato anche le corde che uso normalmente per il mio violino, che applicherò però ad un altro violino, ma anche di questo poi ne parleremo. Dovrebbe essere tutto all'interno di questo pacco di Thomann, quindi adesso lo andiamo ad aprire e grazie a tutti quanti voi per il supporto, grazie soprattutto agli abbonati. Vado, apriamo questo pacco di Thomann. Di solito i pacchi di Thomann sono molto facili da aprire. Perché hanno queste linguette? Io già l'ho staccato per sbaglio che è l'ascensore. Ok, ci siamo. Voilà, via. Ecco qui. Sì. Ho comprato questi due cavi che sono dei semplici cavi jack mono, ma sono da 10 metri. Ora, io non avevo mai provato questo marchio e sono molto curiosa di provarlo. Vi ho già parlato a volte di altri jack, eccetera, ma mi rendo conto che per l'uso che faccio io dei jack è fondamentale, veramente è fondamentale avere dei cavi molto molto lunghi perché spesso io, non so, per esempio ai matrimoni, mi sposto al centro della sala o anche quando vado a suonare, magari siamo dispersi sul palco, questi cavi che ho da 3 metri, da 5 metri, da 6 metri, non sono sufficientemente lunghi. Li proverò e ne parleremo in un video che farò a proposito del materiale che occorre per suonare con il violino elettrico. Quindi ancora grazie agli abbonati, ma ancor più ho preso queste corde nel video su quali corde acquistare che trovate qui nella scheda, ho parlato di queste corde qui che sono le mie preferite, sono le Eva Pirazzi, sono le corde che io utilizzo per il mio violino di liuteria. Però ho intenzione di fare una prova, voglio vedere queste corde applicate su un altro tipo di violino che suono, gli danno. Comunque, grazie a tutti gli abbonati perché tutto questo è stato acquistato grazie al vostro supporto e non soltanto questo. Andiamo avanti perché direi di aprire questo qui che non so esattamente che cosa sia, ma credo di saperlo. Cioè, Snoopy, tu sei sceso dal divano per andare a mordicchiare il cartone. Dicevo, questo qui non sono sicura di sapere che cosa sia, però dovrebbe essere un regalo, quindi adesso prima di tutto lo apriamo e poi vediamo. Cioè la forma mi fa pensare, la forma e la dimensione mi fa pensare che sia questa cosa che immagino che è un regalo di una mia allieva che fa lezioni online con me, quindi so anche già di cosa si tratti. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Allora, nel video Una polemica inutile vi avevo raccontato, vi avevo fatto vedere dei regali che avevo ricevuto da alcuni di voi e vi avevo detto che non vi stavo mostrando, che non vi avrei mostrato un Funko Pop che mi stava regalando appunto una mia allieva. Perché me lo ha mandato con un biglietto che diceva: spero che non sia un doppione. Purtroppo era un doppione. E quindi poi ci siamo sentite, gliel'ho rispedito indietro e lei mi ha detto: vabbè, adesso facciamo così, te ne trovo uno su Amazon e te lo mando. Date le dimensioni, dato il pacco di Amazon, avevo immaginato che fosse quello. Vediamo chi è. Oh, no! Adoro! È Peter Minus. L'altro, questo è un pezzone. Credo che non sia stato prodotto in Italia, oppure non è uscito in Italia, è uscito dopo, non lo so. No, vabbè, pazzesco, grazie Nicole, grazie, adoro, bellissimo. Bellissimo, si aggiunge alla mia collezione. Io tra l'altro, ho tutti questi Funko Pop organizzati nelle mie vetrine, infatti le avevo mandato delle foto per cui sapeva che non ce l'avevo, grazie Ni. Grazie! Grazie. Grazie per i regali che mi fate, ma non è necessario. Non è necessario, grazie, però lo adoro, grazie. Ah, che bello. Andiamo avanti. Ok, direi di procedere con quest'altro pacco Amazon che andiamo
ad aprire. Ok. Ah, bene, bene. Allora, qui ci sono delle cose, degli acquisti che ho fatto io. Cartuccia per la stampante, che non è particolarmente interessante. Orecchie di Topolino e di Minnie, perché poi vi dirò, non vi posso dire, ma poi vi dirò. Oh, e poi c'è questo qui che ho comprato, questo insieme al prossimo pacco che andremo ad aprire. Questo qui l'ho comprato grazie ad uno dei buoni che ho avuto dall'utilizzo dei vostri link. Questo libro fa parte di una serie di 4 volumi, che sono qui dietro, vedete? Sono questi 4 qui. Il primo volume è molto semplice, sono tutti quanti brani per violino con accompagnamento di pianoforte. Nel caso specifico, il primo volume che io già ho si intitola Stepping Stones e contiene una serie di brani con le corde vuote e ritmi molto semplici. In questo ci dovrebbero essere brani suddivisi per secondo dito, terzo dito, quarto dito, ma molto molto semplici. E andando avanti ci sono brani sempre più difficili. Io avevo il primo, ho voluto prendere il secondo perché molti miei allievi lo stanno studiando e poi perché comunque molti dei miei allievi sono più o meno alle prime armi, per cui mi interessava molto capire se ci potessero essere dei brani adatti a loro. Quindi gli darò un'occhiata. E siccome lo trovo molto molto carino e tra l'altro c'è estraibile la parte, il libricino con tutte le parti per pianoforte, mi sembrava veramente molto molto bello. Esistono anche delle versioni solo con gli spartiti per violino e tutte le basi si trovano online su YouTube. Vi lascio il link a questo libro e anche agli altri 3 della serie qui sotto. Con il prossimo buono Amazon prenderò anche il terzo e il quarto. Quindi grazie ancora per il supporto a questo libro molto molto interessante, perché è molto bello suonare sulle basi. Ma andiamo avanti, perché qui c'è un mega paccone. Ah, qui ho fatto io un Art Attack, è arrivato un altro regalo che ho già aperto perché non sapevo che cosa fosse, ho fatto un piccolo pasticcio. Questo è arrivato in farmacia da Rossella, quindi c'è stato un po' di confusione nello spacchettamento eccetera, però va bene così. In ogni caso lo apro e ringrazio tantissimo Michela per questo regalo, che doveva essere un regalo di Natale, poi ci sono stati anche qui dei qui qua qua. Grazie Michela, è un puzzle di Grifondoro di Harry Potter, adoro! Sono molto curiosa di capire quanto diventerà grande, 35x48, non è grandissimo perché mi piacerebbe metterlo nel mio studio con tutte le cose di Harry Potter. Che bello, è super bello, non vedo l'ora di farlo. Che gioia, sono felicissima. Michela, grazie, grazie mille, soprattutto perché mi state facendo regali a tema Harry Potter e sono veramente super felice perché sapete che ho una passione infinita per Harry Potter e per Snoopy e per la Disney e per il violino, per un sacco di cose. Vabbè, noi iperattivi siamo così. Grazie, veramente, bellissimo. Non dovete farmi regali, ma quando me li fate io chiaramente sono felice, quindi vi ringrazio tantissimo. Ma andiamo adesso a questa busta che contiene una serie di cose che... Scusate, aiuto un attimo, Snoops. Dicevo, andiamo a questa busta che contiene una serie di cose che ho acquistato sempre grazie ai proventi degli abbonamenti. Ah, però c'è un altro regalo dentro che è arrivato insieme, quindi grazie ancora a Michela. Scusami Michela, mi stavo dimenticando, perdonami. Io l'ho spiato, ho visto che cos'è, ma non l'ho aperta, quindi adesso vediamo. Allora, è una maglia e vedo che c'è un riccio di violino. La apriamo insieme. Cosa dice? My wand choose me. Snoopy, ma tu ti rendi conto che mentre io mostro tu fai queste cose? Ragazzi, già lo so che i video da quando c'è Snoopy non hanno più un criterio. Comunque c'è scritto: la mia bacchetta mi ha scelto. E c'è il violino con l'arco. Vabbè, spaziale, Michela, spaziale. Grazie, anche questo è in qualche modo a tema Harry Potter, ma unisce le mie passioni, quindi veramente grazie mille, bellissimo. Bella, bellissima. Dicevo che in questo pacco ci sono una serie di cose molto molto importanti perché servono per lo studio. Una di queste non ve la faccio vedere, la farò vedere soltanto agli abbonati al canale, perché voglio dire, è grazie a loro che sono riuscita a comprare queste cose. Le altre ve le faccio vedere, sono super belle, sono super felice di questa cosa e andranno a decorare la parete dello studio prima del tour finale che faremo in un prossimo video. Quindi metterei da parte questa cosa qui che appunto riserviamo agli abbonati e procederei con l'unboxing di queste altre 2 cosette. Allora, mi sono detta, la parete che utilizzo per lo sfondo è sempre molto molto bella, perché comunque ci sono tutti i vinili, c'è questa carta da palati super particolare che ho fatto quando ho creato lo studio, però bisogna decorarla un po', quindi ho iniziato a cambiare delle cose, ho messo delle mensole, ci saranno delle scrittine, è arrivato il pianoforte. Che cosa ci manca per dare quel tocco in più? Allora, wow, no, è spaziale.
è una luce che vedo va a batteria, però no, giusto, perché quello stavo controllando, avevo verificato che non fosse a batteria. È una luce che può andare sia a batteria ma anche alla porta USB, quindi se la collego ad una presa si illumina, e dovrebbe essere blu. Vediamo se mi conferma. Sì, è blu. Ed è questa bellissima notina, che insomma spero vi piaccia, anche grandicella. Adesso devo capire un po', ha il gancio per poterla attaccare alla parete, quindi vorrei metterla al muro. E vi faccio vedere anche quest'altra cosina col tempo, perché vedete che abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Un'altra luce, ma com'è questa luce? Ovviamente è a tema. Pronti? Questa invece non si appende, ma ecco, alla base. Vediamo come si incastra. Tac. E voilà. Guardate che bella. È una notina musicale. Quindi questa qui andrà probabilmente nella libreria, mentre quell'altra la appenderò. Sto cercando di comprare anche una chiave di violino. E poi la prossima decorazione sarà un'altra cosa che però mostrerò soltanto agli abbonati. Beh, che dire ragazzi, io vi ringrazio tantissimo perché tutto questo senza di voi non sarebbe stato possibile. Guardavo i video degli youtuber che spacchettavano cose mandate dagli utenti o acquistate grazie agli utenti del canale, e adesso è successo a me, quindi sono veramente felice. Vi ringrazio, vi ricordo che potete trovare link a tutte queste cose qui sotto e che i link supportano il canale e che vi potete abbonare per accedere a contenuti esclusivi e per scoprire questa cosa che ho comprato e che si aggiunge alle decorazioni per lo studio, che cosa sia. Vi mando un bacio, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!